Bella a tutti ragazzi del tubo, oggi siamo qui, squad builder della Serie A. Incominciamo naturalmente dal portiere. Vabbè, il portiere è anche il miglior portiere che io ho ed è Gigi Buffon. Naturalmente non poteva essere che lui il mio portiere della Serie A. Naturalmente dopo c'è Marchetti, dopo magari c'è Handanovic. Guardate. Marchetti, secondo miglior portiere della Serie A. Poi in difesa abbiamo, scusate, sbagliando, devo mettere Serie A. Allora abbiamo Chiellini, intesa con Buffon. Poi abbiamo, è la rosa più veloce, diciamo. Cerchiamo, meglio, cerco sempre di mettere quelli più veloci, quindi poi Gbon, difensore secondo me uno dei più buggati. E poi, cioè, avremmo Silvestre che nella verità fa schifo, che se in realtà non è granché. Ma infatti in realtà io di solito uso Barzagli e come sostituto Benatia. Poi è un po' schifoso. Barzagli che fa, se lo mettiamo qua, fa intesa. Vabbè, dovrebbe fare intesa con. Vabbè, strano. Cioè, Juve con Juve, vabbè. Poi abbiamo Lichtsteiner. E come sostituto, come si chiama? Jonathan. E Assa abbiamo o Pereira o Nagatomo. E diciamo Pereira. E come sostituire Nagatomo? Solo che Nagatomo, cioè, Jonathan e Nagatomo sono più veloci ma hanno una difesa più scadente. Pereira e Lichtsteiner sono meno veloci però hanno una difesa migliore. Poi a centrocampo troviamo Andrea Pirlo, che per battere le punizioni è ottimo, gioca anche abbastanza bene. Poi Claudio Marchisio che fa ancora più intesa con Andrea Pirlo. E poi di solito io uso Nocerino perché diciamo va nella media, però come sostituto scelgo, cioè se proprio devo scegliere fra i due, Nocerino, però anche Guarin è ottimo, che ha un bel tiro. Nocerino ha un tiro potente anche se non ha una gran mira. Dopodiché in attacco troviamo, vabbè, Cavani veramente non mi fa impazzire perché sembra, secondo me è buggato in negativo, però metto di solito lui, però non mi convince sempre. Poi come attaccante, anche se è un attaccante, dove me lo dico Palacio. Poi mettiamo l'allenatore, aspettate, voilà. Eccoci, purtroppo c'è Palacio, quindi non è un attaccante, è un'ala, quindi non fa mai l'intesa. Adesso vediamo le valutazioni giocatore per giocatore. Gigi Buffon ha 89 di tuffo, 83 di presa, è un po' scarsetto nel rinvio, ma vabbè. Diciamo che per me nelle altre caratteristiche è veramente ottimo. Poi 86 di riflessi e 89 di posizionamento. Poi abbiamo Chiellini, ottimo difensore perché ha 80 di velocità e 86 di difesa, ma 4 di testa sono ottime caratteristiche. Poi abbiamo De Barzagli, discreto alla velocità 68, non è granché, vabbè, e 86 di difesa è buono. Poi Ogbonna è 81 di difesa, non è granché, però anche 82 di testa e 80 di velocità, e questo lo rende uno dei, diciamo, uno dei miei difensori preferiti. Poi abbiamo Lichtsteiner, 83 di velocità, 82 di passaggio, 76 di dribbling, 80 di difesa, 77 di testa. Nella media invece, se guardiamo, andiamo a guardare Jonathan, notiamo che, diciamo che di buono ha solo la velocità, 88 di velocità come Nagatomo, ma ha solo pecca nella difesa che ha 73.
E infatti però preferisco Nagatomo. Io preferisco Nagatomo. Poi non so voi. Dopodiché abbiamo Pereira, già no, Alvaro Pereira, 82 di velocità, quindi come gli sta in 82 di velocità, 76 di passaggio, 77 di dribbling e 79 di difesa. Anzi, non è granché in difesa, ma sicuramente meglio di Jonathan o Nagatomo. Poi abbiamo Claudio Marchisio, uno dei migliori giocatori secondo me, centrocampisti della Serie A, poiché è ottimo nella velocità, corre ovunque, è un bel tiro, soprattutto un tiro a giro mostruoso, a me mi fa dei gol bellissimi. Poi c'ha 82 di passaggio, 77 di tiro, 80 di velocità, 84 di dribbling e 76 di difesa. Poi abbiamo Andrea Pirlo, vabbè, lui non c'è niente da dire, ma anche se pecca nella velocità è ottimo, un buon tiratore, soprattutto nella punizione, vabbè, si sa. Poi 92 di passaggio, 86 di dribbling, quindi possiamo fare buoni assist con lui e buone punizioni. Poi Nocerino vi consiglio di provare a tirare da fuori con lui perché ha fatti di bomba. 78 di velocità, 79 di velocità, veramente secondo me dimostra di meno, vabbè. 79 di 81 di passaggio, 81 di dribbling, 81 di difesa. Quindi è rischio del giocatore. Poi andiamo a Edison Cavani che... bah, fa un po' cagare in effetti, secondo me. Ma soprattutto pecca nel dribbling, che si trova solo 77 di dribbling, il che non è granché. Poi vabbè, 85 di velocità, 83 di tiro, 84 di testa, non è male. Vi consiglio la versione in forma, perché le versioni normali non sono granché. E poi, secondo me, il miglior giocatore della mia squadra, dopo Buffon, Rodrigo Palacio, poiché ha un buon tiro, ma soprattutto 88 di velocità e 86 di dribbling e anche il rischio da passaggio 78, quindi secondo me nell'attacco è uno dei migliori in questa squadra. E poi qua ci troviamo De Rossi, poi abbiamo Samuel che non mi piace neanche perché è lento, 61, molto lento. Poi ci mettiamo un centrocampista, ci mettiamo una mezza punta e qua un attaccante di riserva. Voilà. Ed ecco qua la mia rosa della Serie A. Spero che il video vi sia piaciuto. Quindi vi faccio una carrellata. Allora, in panchina possiamo trovare, partendo da sotto verso sopra, Marchetti, Samuel, Nagatomo, De Rossi, Montolivo, Cassano e Milito. Dopodiché nel rossettivo troviamo Gigi Buffon, Pereira, Chiellini, Barzaglio, Gbon e Lichtsteiner, Nocerino, Pirlo, Marchisio a centrocampo e in attacco Cavani e Palacio. E per Palacio, se vi comprate, vi consiglio molto la versione in forma perché spacca, ha delle ottime caratteristiche, già questa normale è buona, quindi figuriamoci quella in forma. Ok, allora lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Bella!